Ciao a tutti, vediamo questo video per questa ricetta della Kaiserschmarren. Scusatemi la pronuncia, non so se ho pronunciato bene, non è semplice. È la tipica frittatina tirolese dolce. Allora, sto mettendo due uova freschissime, sono le nostre uova delle nostre galline. Io l'avevo già eseguita sul mio canale, una ricetta così, però questa volta sto seguendo tutte le indicazioni del mio amico Davide, quindi la farò come la fa lui. Ho sbattuto le uova con la frusta e ora metto i 2 cucchiai di farina. Praticamente la dose è un cucchiaio di farina per ogni uovo, quindi se mettiamo 4 uova sono 4 cucchiai di farina. Sbatto per benino per togliere tutti i grumi che si potrebbero formare. Allora, le varie ricette sono pressappoco simili, cambia magari il modo, c'è chi mette l'uovo dopo aver messo prima la farina e il latte, però questa è la ricetta originale, quindi io adesso sto facendo proprio come la fa Davide. Per ogni uovo ci vanno 2 cucchiai di latte, quindi ne metterò 4. E qui ci voleva il buon latte del Trentino Alto Adige. Ok, messo il latte, continuo a sbattere le uova con la frusta. Poi ci va un bicchierino di rum, questo rum io non ce l'ho, ci metto l'essenza di rum, devo comprarlo però, mi ritrovo spesso ricette dove ci va il rum, devo proprio comprarlo, sì. Un pizzico di sale e sbatto ancora. Al posto del rum, volendo, si può mettere anche un bicchierino di grappa. Metto poco zucchero, mezzo cucchiaio. Anche meno volendo e sbatto. Sbatto ancora un pochino. Bisogna sbattere molto perché poi si dovrebbe gonfiare questa frittatina dentro la padella. Bene, adesso ho preparato questa padella antiaderente, ma forse è un po' grandina, e ci ho messo del burro chiarificato, però potete mettere il burro normale. Ecco qua, sì, è un pochino grande, quindi non verrà tanto alta. Qui ci andavano bene 3 uova, 3 o 4 uova. Allora, ci metto un po' di uvetta, che avevo già messa in ammollo. Anche troppa, ne basta anche meno. Comunque è facoltativa, se vi piace, se no potete anche non metterla. Copro e poi mi controllo sotto se si sta dorando. Vediamo. No, ci vuole ancora, deve abbrustolire, diciamo, ma non troppo, quindi dorarsi. Deve venire un po' croccante il fondo. Intanto mi taglio i pezzi così, poi li giro così. Ecco, vedete, così va bene, così abbruscoliscono anche un po' sotto. Si può mettere anche l'altro burro volendo. Come vedete, è venuta un po' bassina, quindi qui per questa padella ci andavano bene 3 uova perché deve venire leggermente un po' grossa. Si gonfia poi un pochino, avete visto, eh? Poi vi metto le misure della padella. La taglio così a pezzi informi, grossolanamente. Li giro ancora un pochino, li faccio dorare.
E poi ci metto una manciata di zucchero, così facendo si caramellizza un pochino. Ok. Come avete visto, è molto semplice farla con la ricetta di Davide Zampelli, con le dosi così con i cucchiai. Bene, io direi che è pronta. Adesso la metto nel piatto e poi l'assaggio subito, naturalmente. È un piatto dolce, però in Trentino ci si pranza anche perché è molto sostanzioso per via delle uova. Allora, io metterò la marmellata di mirtilli neri, però di regola ci va la composta di mirtilli rossi. Poi andrebbe guarnita anche da ribes, da frutti di bosco, la composta di mele, ad esempio. La prossima volta cercherò di trovare la composta di mele. Una bella spolverata di zucchero a velo e voilà. Assaggiamo. Mamma mia, è una bontà, veramente una bontà, buonissima, squisita. Bene amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video, ciao!